Buonasera agli amici di San Giovanni Rotondo.net, siamo con Michele Gemma, autore del libro Piccola Donna del Gargano, che stasera presenta qui presso la biblioteca comunale di San Giovanni Rotondo. Allora Michele, innanzitutto, Piccola Donna del Gargano, Maria Michela, la donna che non fu brigante, da dove nasce l'idea di questo libro? Allora, l'idea nasce da una situazione molto particolare che preferirei insomma tenere per me. La motivazione reale della stesura di questo scritto e del concepimento di questo libro. Per quanto riguarda il titolo in sé, come giustamente hai detto tu, secondo me già dice tutto, perché già nei tempi nostri le donne vengono ancora purtroppo considerate e messe insomma alla stregua di soggetti, non voglio utilizzare la parola inferiori, però quantomeno predisposte soltanto a determinati tipi, ad esempio di lavoro, tipi di mansione, roba varia. E immaginate nel 1861, quando un'intera nazione, seppur divisa, stava decidendo di unificarsi. E in questo periodo le donne non hanno partecipato al plebiscito del 60, non hanno potuto scegliere se Regno d'Italia, Regno delle Due Sicilie o d'altro, non l'hanno potuto fare. Quindi immaginate una donna, moglie di un capo, moglie per il semplice fatto di aver concepito un figlio insieme, non perché sposati, moglie di un capo dei briganti, in che condizioni di vita sociale e familiare poteva vivere? Tutte le restrizioni possibili e tutta una serie di privazioni che comunque sono purtroppo, si verificano purtroppo ancora tutt'oggi. Esatto, e ci colleghiamo infatti alla seconda domanda che volevo farti, appunto, quali sono, se trovi dei temi di continuità tra quelle che furono le battaglie appunto sullo sfondo storico del Risorgimento che ha intrapreso la protagonista e diciamo le battaglie o la situazione in generale della donna ai tempi di oggi. Le battaglie sono le stesse, purtroppo, perché ad esempio la politica. Le donne per avere spazio in politica sembrano degli indiani, li fanno le riserve, le percentuali, un tot minimo in lista deve essere donna, altrimenti... E quindi la battaglia è sempre quella. Le donne sono maggioranza, non solo in Italia, quindi il futuro è nelle loro mani, devono decidere loro cosa fare. Possiamo individuare una donna della politica, della società civile in generale, che potrebbe raffigurare la Maria Michela dei giorni d'oggi? Due. Una è mia figlia. E l'altra preferisco non dirlo. Un po' ermetico. Appunto, l'ultima domanda, quanto è lontana la figura di Maria Michela come donna che lottava diciamo, contro le diversità, le disparità delle condizioni della donna rispetto alla donna oggetto che è stata creata e viene continuamente riproposta dalla pubblicità e dal sistema economico-sociale dei giorni nostri? Forse è centrato proprio il tema, nel senso che in quell'epoca le donne e la rispettiva prole venivano esibite a mo' di trofeo, no? Per l'uomo era segno di virilità, di continuazione di una stirpe, di proseguimento di un mandato sociale oppure di un mandato politico, di un mandato di qualsiasi altra natura. Oggi invece paradossalmente questo è cambiato, cioè la donna ovviamente anche la prole non sono più il trofeo da esibire, ma come giustamente dicevi tu assumono un altro tipo di contesto che è quello appunto di questa immagine, di questo oggetto che può essere buono per tutte le stagioni, quando paradossalmente può essere così perché la donna è donna dal 1 gennaio al 31 dicembre, però è anche vero che insomma una questione di questo ragionamento molto molto materialistico e visto come donna oggetto, insomma, credo che un po' la sintesi è
come viene vissuto l'8 marzo ai giorni di oggi, un po' quello è il filone, cioè nel senso il filone dalla battaglia si è spostati su, diciamo, l'aspetto merceologico. Vedi, tutto diventa mercato. Tutti sanno l'8 marzo la festa della donna, per quale motivo è stata, insomma, istituzionalizzata, è diventato un mercato, un commercio, cioè come commercializzare questa data, la festa del papà, la festa della mamma, tutta una serie, hanno perso il loro reale significato e appunto anche la loro storia. Oggi è la giornata mondiale del libro, cioè la data non è casuale, anche noi abbiamo commercializzato questa data. Sì. Va bene, ringraziamo Michele e ci godiamo questa presentazione. Grazie Michele. Grazie a voi e vi ringrazio soprattutto per lo spazio che avete dedicato al mio libro, come San Giovanni Rotondone, come San Giovanni Rotondonet.it. Grazie.